bentornati in questo video di Fortnite. Oggi finalmente possiamo già iniziare a parlare un po' dell'evento finale di questa season e soprattutto di molti dialoghi segreti degli NPC. Mi raccomando, subito un bel pollicione in su, codice l'allopolo nello shop e buttiamoci in partita. Ci stiamo infatti avvicinando sempre di più alla data dell'evento finale, che sarà circa l'8 giugno. Manca davvero ormai pochissimo e si iniziano già a intravedere nei file di gioco un sacco di novità riguardanti questo evento. Iniziando proprio da questa zona qua, ragazzi, è già presente il telescopio distrutto che l'Epic ha aggiunto durante questa patch, quest'ultima patch di Fortnite. Dovete sapere che è stato aggiunto un telescopio da riparare tramite delle missioni. Adesso non so se c'entra qualcosa con l'arrivo di qualche oggetto magari misterioso dal cielo, oppure non lo so, l'Epic l'ho aggiunto solamente per fare le missioni. Ma mi sembra un po' strano, perché il motivo per cui mi sembra strano è perché non solo ci saranno delle missioni, ma sono presenti anche dei dialoghi segreti con John C. Bunker. Infatti ci sono un sacco di nuovi dialoghi con John C. Bunker che ci permettono di completare queste missioni e di poter riparare i telescopi. Ma non solo con lui, abbiamo infatti un sacco di altri NPC con cui interagire per fare queste missioni. E se non sbaglio, queste missioni dovrebbero essere non le missioni dell'aguglia, ma le missioni della prefazione. Quindi staremo a vedere che cosa succederà. Sono gasatissimo per questa season, raga, soprattutto perché a fine stagione dovrebbe esserci un super evento. Io non so se si trova qui il nostro John C. No, non è qui, raga. Dov'è John C. Bunker? Comunque non so dove si trova John C. Bunker. Al momento non ne ho la minima idea. So soltanto che i dialoghi che ci dice saranno questi. Ve li leggo subitissimo. Il primo dialogo segreto riguarderà questa sorta di nuovi telescopi che sono stati aggiunti all'interno del gioco. Avremo prima la loro versione rotta, che troviamo già nella modalità replay. Se trovo uno screen ve lo metto. E praticamente Johnny ci dice: stanno arrivando per i nostri telescopi. E adesso microscopi. È come se qualcuno non volesse che guardassimo le stelle. Quindi Jonesy caro, che cosa sta arrivando dal cielo? Sta per caso succedendo qualcosa nei cieli di Fortnite? Sta tornando magari Galactus? Regà, non lo so. So soltanto che è una situazione molto strana, perché se ci sarà un ritorno di Galactus, regà, possiamo dire anche addio alla mappa di Fortnite. L'altra missione riguarda un altro NPC che si trova in questa zona della mappa. Dovrebbe essere proprio qua, se non sbaglio, sì, nella zona della fattoria comunque. E è un NPC, ragazzi, che ci dà un dialogo molto molto particolare. Ci chiede di andare a cercare un elicottero ed andarlo a riparare. Proprio come è successo nella vecchia season di Fortnite, quando era caduto un elicottero sulla mappa. Comunque, ragazzi, questo luogo ve lo consiglio a tutti se volete passare qua per atterrare, perché è davvero fantastico. Non ci sono nemici e c'è un sacco di loot. C'è anche una cassa super pazzesca. Wow, pure lo spazio, raga, ma non ci credo. Va bene, il loot è buono, andiamo avanti con i dialoghi segreti. Perché John si continua con il chiederci di usare una radio. Spero che sappia in cosa si sta mettendo. Lo giuro, la radio ha iniziato a farmi domande. Quindi ci sarà una sorta di radio, magari di una qualche agenzia, che inizierà a fare le domande al nostro Jonesy e poi dovremo andare ad indagare. Quindi mi state dicendo questo? Credo proprio di sì. Innanzitutto, ragazzi, lasciate un bel pollicione in su per queste super novità. E mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi sapete già qualcosa in più di me riguardante questi dialoghi, questo elicottero che ci sarà schiantato sulla mappa e tutte queste cosine qui. Comunque si conferma, questo è il migliore luogo dove atterrare. Guardate qua, un'altra super cassa. Nel frattempo che arriviamo in safe, ne approfitto per ricordarvi che siamo in live tutte le sere sia su YouTube che su Twitch. Mi raccomando, andatemi a seguire ovunque e vi lascio i link in descrizione. Siamo quasi arrivati all'ultimo dialogo di Jonesy, che è quello di distruggere i televisori spettrali. Adesso non sappiamo di che sorta di televisori stia parlando, ma sappiamo solamente che saranno dei televisori in cui probabilmente comparirà un countdown per l'evento. Come proprio nelle vecchie season, nelle televisioni comparivano dei simboli e dei timer per l'evento. Magari è proprio così anche in questa season e finalmente riavremo un evento come ai vecchi stili di Fortnite, raga. Sarebbe davvero davvero bello e interessante. Uccidiamo lupi intanto. Ok, grazie mille lupi. Non finisce qua, perché c'è una sorta di dialogo stranissimo, ragazzi, che ci dice il farmer, mi sa, quello che si trova proprio qui giù in questa zona. Dopo ci passiamo.
che ci dice di posizionare dei segnali di pericolo nei cerchi del grano. Adesso, i cerchi del grano li fanno di solito gli alieni, e gli alieni su Fortnite ancora non sono arrivati. Ci sta che magari questa season sarà a tema alieni, magari una cosa nuova e super interessante, non lo so. Fatemi sapere che ne pensate di un eventuale arrivo degli alieni. Secondo me sarebbe super interessante una season con gli alieni, raga. Non so perché, ma mi farebbe... non lo so, mi dà quell'aria di non lo so, di novità. Non so voi, raga. Quindi, ricapitolando, saranno proprio queste le 5 missioni che la Epic ci darà per magari farci un po' addentrare nell'evento e farci capire un po' la storia. Chi sarà questa gente che si è schiantata con gli elicotteri? Chi è? Chi sono le persone che hanno distrutto i telescopi? Raga, davvero, chi è questa gente? Chi è che non vuole farci sapere la verità? E soprattutto, ragazzi, il cerchio del grano, dove cacchio è sulla mappa? Cioè, lo devono ancora aggiungere perché io non l'ho mai visto. Comunque, adesso cerchiamo di andare a vincere la partita. E poi, ragazzi, vi porterò dall'NPC che ci dice dei cerchi nel grano, perché voglio conoscere un po' di più su questa storia. Andiamo a cercare qualche bel nemico. Nemici, dove siete? Vi sto aspettando. Vi do la caccia. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Ah, e questa domanda ancora non ve l'ho fatta. Anzi, rispondetemi tutti quanti nei commenti. Se siete arrivati a questo punto del video, rispondetemi, ragazzi. Raccomando, qui sotto nei commenti fatemi sapere con quale codice creatore shopperete il pass battaglia della season 7. Perché proprio Lollo Pollo? Mi raccomando, codice Lollo Pollo nello shop. Attiviamo il rift e ce ne andiamo da Lago Languido, ragazzi, per cercare qualche nemico. Magari prendendo il volo ne troviamo un po' di più. Parlando un po' della guglia, invece, il dispositivo che si trova laggiù, che tiene il punto zero in aria, sappiamo che al momento sta facendo diventare cattive tutte le persone che si avvicinano, come per esempio l'assassina della guglia e adesso il boss Raz. Infatti dovete sapere che Raz prima, ragazzi, era molto molto buono. Adesso invece si è trasformato in un super cattivo che si trova al centro della mappa. Quindi abbiamo la certezza che questo punto zero con la guglia faccia trasformare le persone da buone in cattive. Quindi vuol dire che se arriverà un super Galactus, che è già cattivo, che si avvicina alla guglia, diventa ancora più cattivo e ci fa esplodere, raga, ci fa saltare in aria. Comunque, nemici non ne vedo e questa cosa non mi piace, raga. Non è possibile che non c'è neanche un nemico che per sbaglio si è buttato in questa zona, dai. Cioè, ci sono solo animali, cinghiali e lupi. Ho fatto più kill agli animali che ai player oggi. Vabbè, almeno abbiamo trovato un bello scudone che ci possiamo fare. Non abbiamo trovato nemici, però, raga, ne mancano solamente 14 e io non ho ancora fatto una kill. Oh, finalmente ho avvistato un nemico, raga, lì giù. Andiamo, pushiamolo, almeno facciamo qualcosa, raga. Eccolo, lo vedete lì giù sull'albero? È proprio là, raga, andiamo, pushiamolo. Eccolo qui giù, raga, eccolo qui giù, sta sparando al camion. Spariamogli, 30, perfetto, perfetto, perfetto. Vai, riandiamo col camion, raga, e pushiamolo. Pushiamolo con il camion, boom. Ok, ragazzi, ho paura di morire. Si trova qua il nemico, raga, si trova proprio qua, dai. No, cacchio, non ci credo, ho sbagliato il colpo, pam. Dai, 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 ce la possiamo ancora fare. Ce la possiamo ancora fare, facciamoci uno shieldino. Facciamoci un altro, perfetto, siamo di nuovo operativi. .3146, dai che ce la facciamo, ce la facciamo. Ragazzi, fidatevi del pollo, ce la faremo. Ce la faremo, ce la faremo, pushiamolo. Pushiamolo, pushiamolo. Vai, cattivi come non mai. Cattivi come non mai, dov'è? Oh cacchio, ci ha preso e non poco. Ho finito i colpi, dobbiamo tirare fuori il colpo della vita. E niente, siamo morti. Bene, direi di atterrare per l'ultima volta qui dal nostro farmer per andare a vedere questo cerchio nel grano che evidentemente mi ero perso, e per andare a vedere se ci chiede già di investigare su qualche elicottero scomparso, oppure se deve essere ancora aggiunto al gioco, che credo che sia proprio questa la situazione. Allora, raga, dall'alto non sembra esserci un evidente cerchio nel grano stile film americano dove ci sono gli alieni, però in effetti il grano è distrutto in un certo punto e forma una sorta di figura. Quindi, beh, diciamo sì, dai, una mezza specie di cerchio nel grano c'è. Molto mezza specie, sì, sì, sì. Andiamo a parlare con il nostro farmer per vedere se ci darà qualche dialogo segreto. Tutto quello che ti serve è sapere di me, che girare la larga del mio gran turco. Va bene, ci sta, ragazzi. Ancora non sono state aggiunte queste... queste nuove missioni, ma ci sarà tra poco. Ci saranno tra poco, ragazzi, insieme all'elicottero, ai telescopi e a tutta la storia di Fortnite che ci sarà per quanto riguarda l'evento finale. Mi raccomando, forza con i mi piace, codice Lollo Pollo nello shop. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie mille a tutti per la visione, ragazzi. A domani.